Buongiorno Cosimo Soderi, siamo all'azienda Gaglioli, siamo nella nuova tenuta di Panzano. Ci racconti in due parole le tappe che ha fatto questa azienda? Volentieri, un'azienda abbastanza giovane, nasce nel 1993 grazie a Thomas e Monica Baer che hanno acquistato la tenuta di Gagliole a Castellina in Chianti. Hanno cominciato a produrre vino nel 1993 con 300 bottiglie. Dal 2011 hanno comprato 10 ettari a Panzano in Chianti, nella tenuta La Valletta dove ci troviamo adesso, raddoppiando così gli ettari vitati aziendali, arrivando a 20 ettari per una produzione che ad oggi raggiunge le 85.000 bottiglie circa. Qui il sogno dei proprietari, il sogno che ci lega a noi tutti che lavoriamo qua a Gagliole è di produrre vini di altissima qualità, la qualità massima possibile, e ci troviamo in un luogo fantastico. Ci troviamo nel Chianti Classico e nello specifico Castellina in Chianti e Panzano in Chianti, quindi due luoghi unici che ci danno la possibilità di produrre vini di grandissima qualità. In vigna c'è soprattutto Sangiovese e abbiamo assaggiato appunto vini a base soprattutto di Sangiovese. Ci dice un po' com'è il Sangiovese di questa azienda, come si caratterizza? Il Sangiovese è molto completo in questa azienda perché già Castellina in Chianti è un luogo in cui il Sangiovese può essere molto, molto variabile. Generalmente per la nostra composizione di territorio e il terroir in genere, quindi di altitudine, di composizione del suolo, abbiamo un Sangiovese a Castellina in Chianti più volto all'eleganza, più volto alla facilità di beva, mentre qua a Panzano ci troviamo innanzitutto 100 metri più alti, qui raggiungiamo 510 metri, mentre l'altezza media di Castellina si attesta sui circa 350 metri sul livello del mare. Qui a Panzano abbiamo una grandissima forza, grande espressione del territorio, un terreno molto povero, quindi le radici vanno molto in profondità per prendere tutti i nutrienti di cui hanno bisogno, quindi abbiamo la mascolinità di Panzano, la femminilità di Castellina, quindi anche la possibilità di poter unire questi vini come avviene nel Rubiolo oppure fare vigneti singoli, Castellina e Panzano ci dà la possibilità di esprimere al meglio quello che abbiamo nelle vigne. La nuova cantina rappresenta non soltanto un'estensione, un ampliamento della produzione, ma proprio anche un cambio di passo. Abbiamo visto molti grandi tini di cemento. Ci dice un po' quali sono i progetti per il futuro? Progetti per il futuro: questo grandissimo progetto della nuova cantina è iniziato alla fine del 2017 e che verrà portato a compimento quest'anno con la vendemmia 2019 che appunto avverrà nella nuova cantina. Una nuova cantina fatta nella maniera migliore possibile con un investimento importante che ci darà la possibilità di esprimere ancora meglio ciò che abbiamo nei nostri fantastici vigneti. Come giustamente mi dicevi, c'è stata questa grande novità del cemento, il ritorno al cemento che è stato un po' denigrato da tutti in passato e adesso viene reintrodotto, e noi abbiamo fatto questa scelta di utilizzarlo specialmente per le fasi di vinificazione e di blend pre-imbottigliamento. Tanti grandi progetti, no, non si fermano mai lo sviluppo qui a Gaglio, quindi chissà cosa ci riserverà il futuro. Il vino portabandiera dell'azienda è Chianti Classico. Ci dici con due o tre aggettivi perché scegliere il Chianti Classico di Gagliole? Chianti Classico di Gagliole io lo sceglierei perché è croccante, vibrante e fresco, come deve essere un Sangiovese. Grazie mille. Grazie a voi.